c'è comunque un filo sottile che non tutti riescono a vedere tra i comportamenti in campo e comunque l'atteggiamento culturale, diciamo, che abbiamo ognuno di noi nel rispettare le regole e i comportamenti che arrivano fino a essere delinquenziali di chi pensa di poter comprare bene. Può sembrare paradossale, ma esiste un filo che collega queste due situazioni. Sta a noi dirigenti, e me lo sento addosso questa responsabilità come consigliere federale, portare delle proposte in federazione perché possa il codice di giustizia essere sempre più preciso, puntuale e possa lasciare sempre meno spazio alle interpretazioni su queste tematiche. Per me chi truffa nel calcio deve essere espulso dal calcio definitivamente.